carissimi amici, briciole di storia. Bentornati in cucina. Bentornati in cucina. Vuoi un caffè? Molto volentieri, grazie. In queste tazze sarà ancora più buono. Bello. Eh? E non me l'ho preparato. Beh, sono molto larghe. La forma è una tazza da caffè latte, ma invece la dimensione è di una tazza da caffè lungo. Sì, perché probabilmente non era così espresso una volta il caffè, non lo so. Dico solo che queste tazze arrivano da reperti familiari, ma le ho volute io perché adoro questo colore. E il colore è pazzesco, è proprio anni 50, 60 puro, cioè sì, 60, io mi ricordo vagamente quando ero piccolissimo, di colorini così, sì. In più sono di qualità. Allora, di qualità, secondo me. Guarda un particolare. Uno, non sono marchiate. Due, è esposta la parte sotto, sì, che di solito andava a coprire della ceramica. Ciò non toglie che possono comunque avere un valore, sia personale che non. Personale, a prescindere da qualsiasi altra cosa. Questo è un ricordo di famiglia, quindi vale un milione di euro. Perché sono tenute anche molto molto bene. Questo colore mi ricorda una storia di quelli che, quando c'era il primo uranio, che non sapeva ancora i danni che poteva fare, avevano realizzato dei piatti e delle posate, cioè dei bicchieri in uranio. Ma che bella idea! Perché potevi mangiare al buio, perché brillavano. Che bella idea! Poi, come sali, morivano. Ma facevano anche le creme all'uranio. Questo lo sapevo, ecco. Ma le stoviglie con l'uranio. Le stoviglie sono esposte in un museo, non mi ricordo che tipo di museo, ovviamente sotto un vetro di 20 cm e tutto, e brillano ancora al buio, quindi, e avevano un colore molto diverso, ma simile a questo, e quindi quello me le ha ricordate un po'. Bene, aggiungo solo un paio di cose, poi non è che c'è molto da dire sul fatto che sicuramente meglio queste che quelle degli anni 70 marroni o blu o trasparenti verdi. Stai offendendo, ecco, no, un pezzo di pezzo di storia. No, l'abbiamo fatto ed era orribile. Non si può mangiare in un piatto marrone trasparente, niente si può mangiare lì dentro. Però è giallo trasparente, no? Quello infatti andava ancora bene. Io ho mangiato del minestrone, che già odiavo da bambino. Perché questo è tuo il problema con il minestrone? Sì, un problema con il minestrone, va bene. È un problema anche con le stoviglie marroni. Perché le stoviglie marroni non ci si può mangiare niente. Si può coltivare i vermi nei stoviglie marroni. Vabbè. Marroni trasparenti, di vetro. Questo verde a me piace, è bello. Mi piace. Il caffè viene rivitalizzato. Oggi abbiamo la compagnia delle campane perché stiamo girando in un'ambientazione diversa dal solito. E quindi non possiamo stare ogni mezz'ora a decidere se fare il video. Ci fa compagnia. È vintage anche il campanile. Ovviamente cose di questo tipo le lavate a mano. Non vanno in lavastoviglie. Non c'erano loro le lavastoviglie. Oppure sapete che se le lavate in lavastoviglie hanno vita un anno e poi perdono la bordatura oro, perché questo è oro. Il lavaggio delicato per lana, cosa no, del genere? Per lana. E per lana, come dire. No? Va bene, e non vanno in microonde, perché l'oro, essendo un metallo, più che altro non è che non scalda o si rovina, diventa biancastro e si rovina completamente. No. Quindi non va fatto. Cioè già, se usarle o no il giorno della festa, questa è una cosa personale. Ma che poi le tratti come se fossero una roba comprata. No, ma sai che ho deciso? Che siccome non è un set completo, non è, abbiamo di là anche una teiera e altre due più grandi, ora vi ho fatto vedere solo una parte, io ho deciso di usarle. Ma sì, se no... Perché almeno hanno la loro funzione, se poi si romperanno io cosa ci devo fare? Possiamo far finta che si siano rotte già prima che sono rotte. Esatto. O le metti in una vetrina, se le metti in una vetrina che tutti... Ma un paio ci sono, le altre due le voglio usare. Come per dire, cerco a volte le tazze da caffè vintage, quelle dei bar della Moca Arabia, con l'omino che corre, il chicco di caffè. Sì, sì. Quello sarebbe carino da usare. Trovalo, lo troverò. Va bene. E quindi salutiamo tutti i nostri amici, telespettatori, amici, followers che ci seguono con fiducia incrollabile. Esatto. Non so perché, ma comunque. Ma sempre, sempre. Grazie e ci vediamo al prossimo video.